di atleti di grande valore, con qualche colpo di scena anche perché veramente Kawaguchi e Smirnov hanno davvero sbagliato tanto anche nel corto, gli stessi tedeschi, Savchenko, Solkovi, anche loro hanno commesso diversi errori, ma la qualità degli atleti era davvero eccellente, quindi è stata davvero una bella sfida, una bella gara. E ad iniziare la gara di oggi sono i canadesi Jessica Dubé e Sebastian Wolff. Ottimo, dietro salto con parallelo. Lutz lanciato molto bene. Jessica Dubé e Sebastian Wolff sono la nuova coppia canadese per l'artistico. Sono una coppia infatti che si è recentemente formata, patinano insieme solamente dalla scorsa primavera. Li abbiamo visti franca in Cascade, Canada, dove hanno ottenuto una sesta posizione. Avevano dichiarato che naturalmente per loro era stato un primo test importante e dovevano ancora lavorare duramente sul programma. La tua sensazione? La mia sensazione è proprio quella, che siano una coppia giovane, di nuova formazione, con qualche elemento già veramente di ottima qualità, di ottima fattura, per esempio il lanciato, il Lutz lanciato, molto sicuro, solido, ben coordinato tra di loro, anche con un buon tempo tra di loro. Certo, in alcuni momenti del programma mancava qualche cosa, mancava un po' di, come dire, riconoscersi fino in fondo, ecco, di Quanto è quella, importante questo, esatto, no? quel conoscersi che arriva dagli anni, dalle ore di allenamento passate insieme, dal sentire, percepire dov'è l'altro nello spazio più che vederlo. Qui anche in qualche presa loro hanno fatto fatica a ritrovarsi, ci hanno messo quel secondo di più a ritrovarsi, però decisamente un buon inizio, perché gli elementi tecnici sono ottimi, sono veramente tecnicamente ben eseguiti. Ecco, lo ricordiamo, per te è tutto semplice, sei una fantastica tecnica allenatrice. Stiamo seguendo uno short program, quindi con degli elementi obbligatori, sette elementi obbligatori anche per quello che riguarda le coppie d'artistico, e poi ti chiederò di farceli notare durante magari anche le prossime esibizioni, proprio perché per aiutare a casa a seguirci meglio. Non sono tutti appassionati e tutti No, tecnici. certo, questa è la più facile da riconoscere, la spirale.
che sarà interna avanti per tutti i pattinatori nel corto, perché così è richiesto dal regolamento. Quindi tutte le coppie che vedremo qua eseguiranno questa spirale interna avanti. Ed ecco tutti i saluti, mamma, papà, ed è divertentissimo vedere gli atleti in questo momento. Ed è l'attesa, perché loro naturalmente il punteggio è importante per loro, perché Skate Canada è il loro punto di riferimento, dove avevano ottenuto nello short 53 e 23. Jessica Judé, Sebastian Wolf. Jessica e Sebastian, ultima cattata di 53-24, proprio un pochino migliore del loro punteggio 53-23. Naturalmente ci sarà ancora tanto lavoro da fare per questa coppia, Franca. Sì, certamente c'è molto ancora da migliorare, però ha una buona potenzialità sicuramente.